bentornato nel mio canale. Oggi è sabato 18 settembre 2021. Di che segno sei oggi? Guardiamo il video per scoprirlo. Oroscopo Sagittario. Razionali e prudenti, con la coppia Luna-Saturno. A svegliarvi dolcemente con un bel pezzo classico, oggi provvede la coppia Luna-Saturno in sestile. Non vi parlerà d'amore e nemmeno di bellezza, ma con tutto il da fare che avete, tra studio, lavoro, viaggi, affari, del cuore chi se ne frega, soprattutto se ultimamente vi ha procurato più delusioni che piaceri. La tensione nervosa e qualche calo di pressione capita anche a voi, perciò se dopo una giornata così impegnativa vi restano ancora energie in esubero, sfogatele in palestra o con una corsa al parco, economica ma ugualmente sana, anche nell'ottica di qualche bell'incontro. Alla chiusura delle discoteche si trova sempre un rimedio. Un rapporto profondo, disinteressato, aperto a sacrifici e ad un equilibrio radicato e profondo. L'amore che è nato, o sta per nascere, potrebbe essere solido e maturo, responsabile. I single beneficeranno di un periodo di riflessione molto fruttuoso e non è escluso che al termine del quale potrebbero essere interessati ad incontri importanti. Problemi in casa con persone mature, fate in modo da evitare ogni discussione e ogni contrasto. Questo è il momento meno adatto per spiegarsi perché Mercurio è per voi in cattivo aspetto. Oggi potreste ricevere una telefonata o un messaggio per sbaglio, si tratterà di un vero errore. Non fate voli pindarici. Portate pazienza, particolarmente in questo periodo. Non è infatti difficile che siate bersaglio di critiche e risentimenti da parte di alcune persone che non vi vedono di buon grado. Ampio influsso positivo di Giove che con Venere renderà, soprattutto in amore, piacevolissima la giornata. I nati di giovedì potranno contare su una straordinaria serata. Possibili problemi legali o burocratici? Cerca di non spendere troppo. Gli acquisti che farai oggi non ti soddisferanno. Noie con bambini anche di vicini o conoscenti. Cercate la soluzione migliore a un piccolo problema con il vostro partner prima che questo diventi grande e irreversibile. In fondo dovreste cedere qualcosa in cambio della pace e della serenità. A voi la scelta. L'amore illuminerà questo giorno se siete nati di lunedì e giovedì. Socializza. Viaggia. Novità e vantaggi dagli incontri con persone che frequenti di solito. Attenti ai pettegolezzi. Ignorate chi vi cerca di convincere che il partner non fa per voi. È solo invidia. Un giorno positivo tutto sommato se non fosse per una piccola notizia che arriverà nel tardo pomeriggio e che potreste apprendere non senza un attimo di meraviglia. Ottime occasioni in amore. Canalizzate le vostre energie nel settore sentimentale, dove il vostro fascino non sarà messo in dubbio dall'alcuno. Il lavoro procederà in modo scorrevole, e con gli amici trascorrerete ore gratificanti. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Siete sotto la protezione dei due pianeti più legati all'intelligenza logica Mercurio e Saturno, che vi consentono di andare spediti verso una strada di coerenza in ogni campo della vostra vita. La vostra razionalità si applicherà, con successo, a risolvere qualsiasi problema piccolo e grande che incontrerete, ricevendo la stima e la sicura ammirazione di chi vi starà accanto. Venere disposta anche in angolo favorevole dal segno sensuale dello Scorpione, vi farà risultare simpatici, anche se la vostra serietà e il rigore non smetterete di indossarli, quando sarà il caso. Nelle prossime ore lasciatevi andare all'amore e alle belle emozioni, è la giornata giusta per farlo al meglio. Lavoro? Cercate di muovervi ora se dovete prendere una decisione importante per il vostro futuro. Qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l'eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d'un pezzo, un po' misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace. Avreste potuto fare molto per voi stessi nei giorni scorsi, ma non siete stati particolarmente incisivi. Non vi siete nemmeno adoperati per gli altri, quindi è giunto il momento di reagire e di recuperare. Di questo si tratta, di riprendersi il tempo perduto. Decidete come spenderlo,
se egoisticamente o in modo altruista, ma fate ciò che è giusto e non guardatevi indietro, perché quello è già il passato. A farvi buon gioco oggi la coppia Luna-Saturno, illuminata dal raggio violetto del vostro astro guida Giove che vi rende ancora più saggi, tolleranti e idealisti del solito, ma anche polemici a, se c'è qualcosa sul lavoro o nell'ambiente circostante che non va reagite subito in modo battagliero, parola di Urano in sesta casa. Fuori gioco l'amore con Venere imbronciata, sulla scacchiera del giorno è una pedina inesistente. Amore ed Eros, sentimento nelle retrovie, anche il sesso oggi non brilla, chi parla non fa e chi fa non dice. Troppo impegno sul lavoro per poter dare spazio ad altri interessi. Il vostro quattro zampi vi capisce e non chiede nulla, vi fa solo grandi feste. La tua vita sentimentale assume sfumature suggestive, specialmente per l'attuale configurazione astrale, quell'incrocio di sguardi intrigante e provocante potrebbe essere un bell'inizio. Marte, in splendida posizione dalla Bilancia e se siete nati della prima decade, vi fa sentire bene quando vi dedicate alla cura della persona che amate, irradiando il vostro calore con tutto lo slancio che possedete. Oggi condividete con lui, o con lei, anche il sensibile attaccamento per gli animali e per le piante. Lavoro e denaro, giornata difficile, con la tigre dell'imprevisto da cavalcare, o vincete voi o vince lei. Perciò non potete perdere tempo prezioso, né rischiare passi falsi. Importante sorvegliare le parole, urticanti ben oltre le intenzioni, se cadete nella polemica si salvi chi può, tra colleghi e vicini forte tensioni compromettenti sia per l'assetto professionale che per l'equilibrio psicofisico. Dovete mettere in conto anche qualche piccola flessione professionale. Quindi non siate tristi ma impegnatevi a fondo come fate sempre ed elogi e premi prima o poi arriveranno a rendervi felici. Mercurio signore delle opportunità, in angolo benefico per il vostro segno e il magico attivatore di tante occasioni professionali che vi stanno capitando, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade e vi succederanno ancora per tutto il mese in corso. A voi la capacità di saperle afferrare prontamente. Benessere, tensione nervosa alle stelle, da sfogare camminando o pedalando con energia, inquinamento e traffico permettendo. A questo proposito occhio anche all'autovelox, al volante non siete padroni della strada, peggio del mondo, ma solo formichine incolonnate in un ingorgo. Il tempo sembra sfuggirvi di mano, portate gli impegni anche a casa e il vostro tempo libero è davvero risicato. Non affaticatevi fino a sera tardi. Staccate la spina anche per un'ora, vi rigenererà. Per lei, ennesimo litigio coi colleghi e col capo e ora giurate a voi stesse che in questa gabbia di matti non ci starete più. Decisione radicale, rassegnate le dimissioni e vi mettete in proprio, insistendo l'avrete vinta voi. Per lui, film introspettivi, polizieschi o thriller vi tengono compagnia in serata, ecco perché poi faticate a prendere sonno e con mille scuse continuate ad accendere l'abate jour. Provate con una camomilla. Colore delle emozioni, rosso pompeiano. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 9, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.